Si dice che non avete un lavoro, non avete una moglie, non contribuite in alcun modo alla crescita dell'Italia fascista. Ma dalla esperienza di partenza, insomma, da quando è nato il progetto, prima in fase di scrittura e poi man mano ad arrivare ad oggi qui a Berlino, la strada è stata lunga e l'evoluzione del rapporto con Ligabue ha attraversato ogni dimensione, nel senso da quelle di conoscenza e approfondimento dal punto di vista storico al vederlo realmente incarnato da Elio e magicamente trasformato dall'equipe dei truccatori e di chi ha curato l'immagine in generale, anche Aldo Signoretti. E questo ha reso, secondo me, il film sempre più vero, sempre più forte, ed è stato, come dire, una progressiva evoluzione che poi l'ha fatto arrivare qui a Berlino come una dimensione, con una dimensione di grande autenticità. Ma lei sa far solo delle bestie? Credo che la diversità sia una ricchezza per l'umanità. Troppo spesso le persone che non sono nel canone specifico della cosiddetta normalità vengono emarginate, giudicate, eccetera. Io credo che ci sia invece nella diversità un valore assoluto di ricchezza per l'umanità. E Ligabue ne è uno degli esempi più chiari nella sua particolarità umana, come esempio di persona che ha lottato sempre con determinazione per raggiungere la realizzazione di sé, malgrado tutte le difficoltà infantili, malgrado i rifiuti subiti anche del territorio emiliano, ha comunque costruito poi una dimensione di relazioni, di rapporti, è stato accettato, amato e soprattutto è stato determinato nel raggiungere il suo obiettivo, cioè di essere un artista, di esprimersi, di avere un ruolo nel mondo tramite quello. A Roma non si parla altro che di voi. Abbiamo tentato di raccontare Ligabue per come era, no? Cioè cercando di veramente di non sovrapporci delle nostre cose, per cercare di trascinarlo, non so, una dimensione pietistica magari, oppure soltanto del suo dramma. Ecco, abbiamo cercato di fare in modo che si raccontasse un po' da solo nella sua complessità, nel suo essere un essere umano. E questa sua caratteristica appunto di stortura, di debolezza, di bruttezza, di essere sbagliato, è insomma la caratteristica che poi ce ne ha fatto innamorare, perché in questa nostra epoca in cui facciamo di tutto per essere quello che non siamo, per tappare i nostri sentimenti, le nostre emozioni o la nostra fragilità, per farci vedere sempre forti, competitivi, insomma, ci dà una grande lezione di come invece lottare per mantenere senza vergogna la propria differenza può essere una vera chiave non solo comunicativa, ma anche una chiave di esistenza, no? di dignità. E a ben vedere, ecco, la grande lezione che ci dà, che tutti quegli uomini suoi contemporanei, così riusciti, così bravi, così forti, così vincenti, sono spariti nel nulla. Invece una persona come lui, oggi, insomma, siamo qua a farci un film. È un percorso bellissimo che parte da un'idea di Giorgio e nasce in Emilia. Io e Carlo, i due produttori, siamo entrambi emiliani di Bologna e questa coincidenza regionale ha portato a un film invece che credo abbia un respiro internazionale, porta una storia bellissima, una storia di grande sensibilità chiusa in una gabbia che poi esplode e una storia anche di accoglienza, di accettazione e di tutela di questi patrimoni che sono le anime sensibili artistiche come quella di Ligabue. In più credo ci sia anche un portare nel mondo un territorio bellissimo che è quello nostro della pianura padana, che ha delle sospensioni, delle nebbie, dei caldi estivi che quasi rallentano, hanno la capacità di rallentare il tempo. E tutto questo Giorgio, insieme al lavoro stupendo che ha fatto con Elio Germano, è riuscito a portarlo all'interno del film. Siamo molto contenti che adesso venga visto in tutto il mondo e soprattutto dal pubblico di Berlino.